perché no, anche come candidato portavoce alla presidenza, perché un attivista di fatto è già un portavoce, perché ho acquisito un metodo grazie al lavoro con gli altri attivi e vorrei portare questa esperienza e questo metodo anche a livello regionale, e soprattutto perché un attivo deve sempre mettersi in discussione e deve cercare di portare il meglio delle esperienze e delle conoscenze che ha acquisito. Grazie Valentina, da questa tua parte Gianca Maria Zama. Io vorrei ringraziare tutti quanti, soprattutto il mio gruppo, perché mi hanno proposto, mi hanno dato questa responsabilità, e io devo allora a tutti voi il massimo che posso dare, e lo darò. Grazie. Davide Barilari, più alto, la serenità. Allora io faccio un appello, credo che tutti i nostri portavoce dovranno essere portavoce veramente di tutti. Quindi stamattina ci sono state contestazioni, sono state critiche, anche cose molto forti durante il pranzo. Io vorrei che trovassimo il modo per veramente trovarci ancora magari un'assemblea regionale, un momento di incontro di persona per chiarire tutti questi aspetti, perché queste persone saranno i nostri portavoce e devono veramente essere a favore di tutti e rappresentare tutti, nessuno escluso. Grazie Davide. Okay. Gianluca Berilli. Comunicazione della NASA, sento. Allora anch'io, insomma, vi ringrazio, e poi io sono ottimista, quindi andiamo avanti così. Bene. Davide, conciso, Alessandro Lingola. Allora, l'appello è soltanto questo: secondo me la partecipazione è il fulcro del Movimento 5 Stelle, quindi invito veramente a coinvolgere sempre più persone, a far partecipare sempre più persone, perché l'ho detto tra le righe, ma la partecipazione è il fulcro, per cui più siamo e più c'è la garanzia che il Movimento 5 Stelle sia veramente il Movimento 5 Stelle. Okay. Massimo Marinelli. Ringraziamento doveroso anche da parte mia per la vostra partecipazione e pazienza, nessun appello personale, l'auspicio che il movimento si compatti, come hanno detto, come diciamo più o meno tutti, è il momento di dare una svolta. Per quanto mi riguarda desidero semplicemente mettere a disposizione le mie competenze per il movimento in qualunque modo, in qualunque contesto, e spero appunto che ci sia la consapevolezza da parte di tutti che adesso dovremo lavorare tutti insieme senza battendo divisioni e contestazioni. Grazie a tutti. Grazie Massimo. Chiedo la presa. Sì, rispetto, cioè mi leggo alla... Vorrei riportare quello che è successo un po' all'inizio di quest'anno. Sta qui la persona che voglio in qualche maniera indicare, Fabio Fucci. Fu minacciato. La risposta che diede Giuseppe Raspa, quando gli feci questa domanda, gli fece, insomma, che cosa sta succedendo? E Giuseppe disse: guarda, non hanno ancora capito che è entrato un cittadino. E questo si allega un po' a tutto quello che stanno dicendo anche loro. Cioè, l'ha scritto anche Beppe Grillo, ha detto: tutti gli onorevoli che verranno eletti in Parlamento dovranno chiamarsi cittadini. Questa è una rivoluzione culturale. Grazie. Grazie Piero. E per terminare, Luca Sbaraglia. Grazie a tutti per la pazienza. Io volevo dire questo: lavoriamo uniti, perché per tanti cittadini, non solo noi ma tanti altri che stanno fuori, noi rappresentiamo l'ultima speranza per cambiare questo paese. Ok, allora fermi qua sul palco, perché io ringrazio tutti quanti i nostri candidati, fare un applauso loro, foto di rito. Mi stringere un po', fare accorpare, no?